Siamo con Giuseppe Canfora, candidato del centro-sinistra qui a Sarno. Commentiamo questo voto, siamo insomma a pochissime ore dalla chiusura. Ma intanto devo ringraziare tutti i cittadini che mi hanno votato e ringrazio anche quelli che non mi hanno votato, perché mi danno la possibilità di spiegare meglio tutto quello che è stato fatto in questi 5 anni di duro lavoro, di impegno pressante, ma credo che sono stati raggiunti tantissimi obiettivi. Probabilmente vanno spiegati un poco meglio. Probabilmente bisognava dare più spazio all'incontro delle persone per spiegare tantissime cose. Com'è stata questa campagna elettorale? Ma è stata una campagna elettorale molto dura, non è stata una campagna elettorale semplice, perché più delle volte il confronto non è sui fatti e sulle cose e sulla politica, e beh, questo insomma certamente non giova alla politica. La politica, voglio semplicemente dire, che è la somma di un confronto tra le persone, tra le parti, per cui quando tutto ciò non succede è chiaro che a pagarne il prezzo maggiore è proprio la politica. Si va verso il ballottaggio, se lo aspettava o no? Ma sì, insomma, alla fine sicuramente è difficile con 4 candidati vincere al primo turno, ne avevamo perfettamente consapevolezza. Ci abbiamo però creduto, perché bisogna crederci, ci abbiamo creduto, ci siamo fermati a un 44%, penso che la soglia di voti raccolti sia presso a poco intorno agli 8.000 voti, credo, insomma, basta, ci sono ancora un po' di sezioni da scrutinare, però credo che quella sia la nostra soglia, un 44% è un ottimo risultato. Ci prepariamo a queste altre 2 settimane di lotta per comunque poi tagliare il traguardo della vittoria. Noi ci crediamo fortemente, perché già buona parte della città ha creduto nella verità, abbiamo creduto semplicemente nella verità perché l'abbiamo spiegata, per cui essere già il più votato in tutte le sezioni è già una grande soddisfazione. Dobbiamo soltanto continuare a lavorare.